Fermiamo il tenebroso adesso. Il mondo intero brucerà. Non posso permetterlo. 5 titoli da vedere se ti sta piacendo La ruota del tempo. La ruota del tempo è la nuova serie fantasy tratta dall'omonimo ciclo letterario di Robert Jordan. Se la state amando, in questo video vi proponiamo 5 titoli fantasy da recuperare nell'attesa dei prossimi episodi della serie. Pensi che torneremo mai? A casa. No. Numero 1. Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Il film di David Lowery è la trasposizione dell'omonimo poema epico del XIV secolo, caratterizzata da ambientazioni iperrealistiche e da un grandissimo Dev Patel. Non ho nulla da dire, Sire. La storia si concentra su Gawain, giovane nipote di Re Artù più interessato ai vizi che all'avventura. Cristo è nato. Cristo è nato, sì. Il giorno di Natale compare un misterioso cavaliere verde che lancia un'insolita sfida. Si farà colpire senza opporre resistenza, ma l'anno successivo il suo sfidante subirà la stessa sorte. Un anno, quindi. Gawain accetta incautamente la sfida, iniziando un percorso che lo condurrà a prendere coscienza di sé. Chiunque ami romanzi di formazione fantasy ben costruiti non può perdersi questo film. Numero 2. I banditi del tempo. I banditi del tempo è il terzo lungometraggio del grandissimo Terry Gilliam. Sebbene ancora agli inizi, il regista mette in scena i temi e le soluzioni visive che lo contraddistingueranno per tutta la carriera. Che cosa hai detto? Che avendo creato anche lei, non si può dire che sia totalmente... Il film racconta di un bambino ricco di immaginazione che viene catapultato in un viaggio nel tempo insieme a una combriccola di nani dedita al furto. Terry Gilliam ci mostra mondi fantastici e scenari grotteschi, unendo la sua vulcanica fantasia ad una profonda critica della società contemporanea. Mi metterà solo in gravissimo pericolo. Se guardate La ruota del tempo per perdervi in realtà lontane, I banditi del tempo è il film che fa per voi. Qual è? Svelto, Kevin! Dobbiamo fuggire! Vai, vai! No, non quello! Numero 3. American Gods. Basata sull'omonimo romanzo di Neil Gaiman, la serie porta in scena il più grande campionario di divinità mai visto sul piccolo schermo. Poi eravamo fratelli, Tyr. Ma ora vedo che la nostra storia finisce nella discordia e nel sangue. American Gods ci accompagna attraverso gli Stati Uniti in cerca degli dèi delle antiche religioni, oggi in fuga e minacciate da nuove entità che promuovono i valori del mondo contemporaneo. Soldi, droga e successo. Se amate La ruota del tempo per i suoi numerosi personaggi fantastici, date una chance ad American Gods. Ma tu hai sempre creduto? Se ho sempre creduto, io sono il credo, Shadow. Numero 4. La storia infinita. Film datato 1984, La storia infinita racconta di Bastian, ragazzino amante della letteratura, che passa le giornate a sognare ad occhi aperti. Era mezzanotte nella foresta ululante. Il vento fischiava tra gli alberi secolari scuotendo nelle cime. Ad un tratto una gigantesca presenza si fece largo tra i rami spettrali. Tormentato dai bulli, un giorno si rifugia in libreria, dove scopre un romanzo intitolato La storia infinita. Incuriosito, lo ruba e si immerge nella lettura, trovandosi presto più coinvolto di quanto potesse immaginare. La storia infinita è un classico senza tempo e uno dei migliori fantasy di sempre. Se amate il genere, dovete assolutamente recuperarlo. Perché Fantasia muore? Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga. Numero 5. Good Omens.
Tratta dal romanzo Buona Apocalisse a tutti, la serie racconta la fine del mondo in modo originale. Vada retro, tu malvagio tra i malvagi. Dopo di te. Mentre il paradiso e le forze dell'inferno sanciscono la fine dei giorni, un angelo e un demone che vivono sulla terra decidono di collaborare per fermare l'apocalisse e la venuta dell'anticristo. Esattamente chi deve convocarli? Non è roba nostra. Good Omens è una serie divertente e ben costruita, con una coppia di protagonisti a dir poco memorabile. Imperdibile per chi preferisce attendere i nuovi episodi della Ruota del Tempo con un fantasy più leggero. Noi due non abbiamo niente in comune, non mi piaci nemmeno! Non è affatto vero. E voi state seguendo la serie? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.